È stato restituito alla città l'orto di Palazzo Fonti grazie all'intervento della famiglia di Sant'Antoniari sulla base della convenzione firmata con l'amministrazione comunale. Fino a ottobre sarà fruibile per tutti dalle 8 alle 20, nel periodo novembre-maggio rimarrà invece di esclusivo utilizzo dei Sant'Antoniari. Interventi rilevanti sia dal punto di vista del recupero storico sia dal punto di vista economico. A suggellare l'importanza dell'evento l'esibizione del gruppo bandistico Sant'Antoniaro, diretto dal maestro Mauro Calducci e allargato ad alcuni elementi della banda Città di Gubbio. E a impreziosire il programma che ha spaziato da New York a Morricone, la presenza come interprete del brano Gloria a Gubbio, ideata anni fa da Pietrangelo Farneti, del giovane tenore ugubino Giorgio Piccotti. Iniziato 3 anni fa per assicurarne la salvaguardia, la famiglia di Sant'Antoniari ha voluto sensibilizzare anche le famiglie che abitano nei pressi dell'orto, perché la loro attenzione si è rivolta a far sì che questo recupero rimanga intatto, disponibilità che è stata recepita.